4 partite, un derby e un rinvio. La giornata numero 24 del Girone F di Serie D avrà per l'Abruzzo il suo clou allo stadio Guido Angelini di Chieti, dove arriva la Vastese. Gara sentita anche per la rivalità tra le due tifoserie, anche se quella aragonese non potrà raggiungere l'impianto teatino. Vietata infatti la vendita di biglietti nei settori locali per i residenti nei comuni di Vasto, San Salvo, Cupello e Casalbordino. Biancorossi che arrivano con l'entusiasmo del successo all'ultimo respiro di domenica scorsa contro il Notaresco, che ha permesso alla Vastese di ricominciare a correre dopo un punto in due partite. Dalla parte opposta il Chieti, dopo un avvio folgorante di girone di ritorno con una serie di successi che l'hanno rimesso nella parte sinistra della classifica, domenica a Castelfidardo ha avuto un passaggio a vuoto. Il 3-0 rimediato nelle Marche va cancellato per dimostrare che si è trattato solamente di una giornata storta. Vastese con 2 punti in più dei neroverdi, che sognano il sorpasso in caso di risultato pieno. Aragonesi che dalla parte opposta provano a difendere una piazza playoff conquistata con una parte centrale di campionato ad altissimi giri. Gara affidata a Riccardo Leotta della sezione di Acireale. Partita che, rispetto al resto delle gare delle 14:30, parte con mezz'ora di ritardo. Fischio di inizio alle ore 15. Chi invece la zona playoff l'ha perduta, almeno momentaneamente, il Notaresco, che ospita un Fano sempre ancorato alla zona bassa di graduatoria. I granata hanno vinto 10 giorni fa il recupero col Castelnuovo, ma è stata l'unica buona notizia degli ultimi tempi. Gara tra formazioni che provano a lasciarsi alle spalle un momentaccio, specie i rossoblu, per i quali lo squillo nel recupero col Porto d'Ascoli si è rivelato soltanto un brodino caldo. Nel mezzo di una stagione travagliata, ma che Epifani deve provare a raddrizzare con un finale in linea con l'organico a disposizione. Non sarà semplice, considerando che anche al Fano i 3 punti servono e come. Ci vorrebbe una prova di autorità, specie considerando il fattore campo. Impegno difficilissimo per il Castelnuovo, che col Fano condivide i 27 punti in classifica, ma che si reca al Tubaldi, a casa della capolista recanatese. Gli uomini di Guido Di Fabio possono sorridere perché in settimana ai calci di rigore è arrivata la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia, match contro la Torres da disputare il prossimo 20 marzo, nella domenica in cui il campionato è fermo. Recanatese con 10 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, un solco enorme che il Castelnuovo può sfruttare, visto che avrà certamente motivazioni altissime rispetto ai giallorossi, che invece veleggiano verso la Lega Pro senza troppi patemi. Rinviato per casi Covid l'impegno del Nereto, che avrebbe giocato in trasferta a Monte Giorgio, per il Pineto occasione enorme in casa contro il Fiuggi per consolidare una terza posizione che attualmente condivide proprio con i laziali. Anche se il sorpasso al Trastevere a quota 40 è complicato, visto l'impegno dei capitolini contro l'Aurora Alto Casertano, per i biancazzurri di Daniele Amaulo la possibilità di dare continuità ad un momento positivo interrotto soltanto dallo stop immeritato contro la Recanatese. No, nel calcio non c'è mai niente di facile. Domenica abbiamo giocato su un campo dove qualche nostro avversario ci aveva perso dei punti ultimamente. La classifica per il Nereto è brutta, però fare poi 1 punto su quel campo, un campo brutto anche sotto l'aspetto del terreno di gioco, non era semplice. Siamo stati molto molto bravi. Sì, assolutamente, è una squadra da rispettare, però giochiamo in casa e dobbiamo cercare la vittoria in ogni maniera, perché per noi è fondamentale domenica riportare i 3 punti in casa. Fu una sconfitta secondo me bugiarda, dove venimmo puniti da un episodio all'inizio, poi giocavamo veramente una porta, il Fiuggi fu molto bravo a difendersi, però secondo me quei punti hanno un po' pesato nel girone di andata, perché era il primo scontro che ci poteva portare in testa al campionato, invece non fu così. Da lì avemmo, diciamo, qualche problematica in più, però ora pensiamo al presente, sappiamo che domenica vogliamo i 3 punti assolutamente. Come detto, tutte in campo alle 14:30, tranne Chieti Vastese che inizia alle 15, giornata pre-sosta per gli impegni della rappresentativa giovanile Under 18 alla Viareggio Cup. Il campionato tornerà poi domenica 27 marzo.